dolce piccolo mio. Ragazzi, siete ancora qua? Vabbè, vi porto dal mio amico Luca Bignardi, che è il mio produttore. Vi faccio vedere cosa facciamo insieme. Eccoci qua, siamo arrivati da Luca Bignardi. Ora gli suono il campanello del suo studio. Arrivo! Era aperto. Oh, via! Ciao, bello. Ciao. Andiamo su. Certo, andiamo. Con la fretta di amare, sbaglio sempre. Allora, qui siamo proprio nel bancone regia di Luca. Sentiamo solo la chitarra iniziale senza voce. Tutto soletto. Si somme tipo la batteria per far vedere. E lui praticamente installa lì sopra e ti divide le tracce. Sono le tastiere! Scusami, perché sono un po' distratta, ma questi premi dove erano prima? Non li avevo mai visti. Li tenevo nell'armadio. E tu come fai a sapere che sono dei premi? Ma perché riconosco il timbro, l'ho già visto. È quello dei Grammy. È quello dei Grammy, ma... Cioè una cosina così la tieni nell'armadio? Sono fatto così. Andiamo su. Certo, andiamo. Ma Luca, ne hai fatti di lavori qua, Cioè... 32 anni d'attività, dal 79. Non ci sono tutti, non mi ricordo neanche che cosa ho fatto. Ogni tanto mi viene in mente qualche disco, allora lo vado a cercare, ma non... Ma questi dischi li hai fatti dove, a Bologna, un po' in giro per i... Beh, tantissimi a Bologna, alcuni in giro per il mondo. Voglio chiedere che strumenti si registrano in questa stanza. Pianoforte, ad esempio. Pianoforte, batteria, no? Va microfonato. Microfonato. La batteria, gli archi. Questa è una sala molto viva. Senti che eco che c'è. Infatti non ti ho fatta cantare qua. No, io ho cantato là. T'ho messa dentro l'armadio. Con la fretta di amare sbaglio sempre. Allora, qui siamo proprio nel bancone regia di Luca. Dalla prossima settimana iniziamo a lavorare sui prossimi singoli. Maestro, dimmi tu, guarda Luca. Questo è un telecomando. È un telecomando di quel software lì. Quanto ci è voluto, Luca, per fare uno studio del genere? Un anno. Un anno? Mm. E da dove sono venuti a fartelo? Ho chiamato un progettista inglese. Qua in Italia non è che si costruiscono studi tutti i giorni, quindi cioè, per farsi esperienza bisogna fare degli errori e preferisco che gli errori li facciano sulla pelle di qualcun altro, quindi ho chiamato qualcuno che abbia già esperienza. Sì, ma... E di quanto è bello non ne parliamo. Quanto è bello questo studio, io non ho parole. E si chiama Big Studio. Perché? Perché si chiama Luca Bignardi. Quindi, vuol dire Bignardi. Questa c'era arrivata, pensa che fa.